Saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Oggi confrontiamo LG Nexus 5 con LG Nexus 4, ovvero il Nexus appena presentato, appena reso disponibile in Italia, con il Nexus della generazione precedente, entrambi prodotti da LG. Entrambi hanno Android KitKat installato sopra, il Nexus 4 è lo stesso che ho usato per fare delle recensioni, delle prove di KitKat sul sito, quindi ha già KitKat installato. Ci tengo a precisare che KitKat nella versione presente sul Nexus 4 non sarà così, non si sa ancora come sarà, molto probabilmente non avrà il launcher Google Now qui a sinistra. Qualche differenza tecnica? Allora, intanto LG Nexus 5 ha connettività, LG Nexus 5 ovviamente è questo, è quella a sinistra, ha connettività LTE, quindi si può connettere alla rete dove è presente fino a 100 megabit per secondo, contro i 21 al massimo di LG Nexus 4. Il Bluetooth è sempre la versione 4, è sempre presente NFC, è sempre assente la radio FM. Entrambi hanno un'uscita video tramite cavo adattatore e cavo SlimPort. Lo schermo del Nexus 5 è ovviamente più grande, lo vedete da voi, ed ha una dimensione di 4 pollici 95, quindi possiamo accomunarlo ai 5 pollici contro i 4,7 del Nexus 4. Lo schermo di Nexus 5 ha risoluzione Full HD, quindi 1920x1080 contro il 1280 e 768 di Nexus 4. Fotocamere, entrambe fotocamere da 8 megapixel che registrano video in Full HD, entrambe fotocamere frontali da 1.3 megapixel. Ovviamente le fotocamere sono molto diverse, quella di Nexus 5 è un netto passo in avanti rispetto a quella di Nexus 4. Processori, due processori Snapdragon, qua abbiamo un Qualcomm Snapdragon 800 contro uno Snapdragon AP8064, entrambi quad core, 1.5 GHz contro 2.3 GHz. Entrambi 2 GB di RAM, questo parte da 16 GB di memoria interna, questa parte da 8, batteria 2100 e 2300 mAh, entrambi memoria non espandibile. Concludiamo con il prezzo di lancio in Italia, molto importante perché il Nexus 5 è arrivato direttamente nel Play Store a un prezzo molto concorrenziale di 349 euro. LG Nexus 4 invece è arrivato negli scaffali dei negozi a un prezzo molto molto alto, 599 euro. Ormai il prezzo si è abbassato moltissimo, quindi il prezzo è comunque inferiore a quello di Nexus 5, però è una specie di aneddoto che valeva la pena raccontare. Mettiamo i due Nexus più al centro. Non c'è in realtà moltissimo da confrontare perché abbiamo detto Android è KitKat in tutti e due i casi. Questo però in realtà è anche un punto molto importante perché risponderà, poi lo vedrete, alla domanda di chi si chiede se vale la pena passare da un Nexus 4 a un Nexus 5. Per quanto riguarda la fluidità del sistema, devo dire che non riesco a notare differenze, le applicazioni si aprono in modo quasi istantaneo, c'è un ritardo minimo, c'è da dire che la build di Nexus 4 non è finale, ma io sono abbastanza sicuro che più o meno le prestazioni saranno queste perché comunque sono altissime. Proviamo per esempio ad aprire il Play Store. Ah no, qui scusate, era già aperto, quindi proviamo ad aprire qualcos'altro. Non lo so, qualsiasi cosa. Proviamo ad aprire. Ah, volevo un'applicazione che avesse senso su entrambi. Ok, proviamo YouTube. Più o meno, comunque si è addirittura aperta, avete visto prima, sul Nexus 4. Ok. Poi comunque faremo altre prove a riguardo. Cosa avrete sicuramente notato fin da subito? La luminosità dello schermo. Ebbene sì, sono entrambi in luminosità automatica, non è uno scherzo, il Nexus 5 è veramente così tanto più luminoso. Andiamo a fare una prova di luminosità manuale, massimo della luminosità. E massimo della luminosità. Con questo test le due luminosità si avvicinano, ma quella di Nexus 5 rimane decisamente più alta e molto molto buona, diciamo tendente al sorprendente. Vedete come con la luminosità automatica si abbassi un po' di più quella di Nexus 4, ma comunque posso garantirvi che è una differenza che si vede. La differenza di risoluzione HD e Full HD ammetto che si fatica un po' a vedere.
Non c'è tutta questa differenza perché su uno schermo da 5 pollici le differenze ci sono, ma non sono così sorprendenti. Ovviamente, passando a un prodotto più grande come può essere un Galaxy Mega per dire, lì, che però non è Full HD, quindi è esempio sbagliato. Note 3, passando da un Note 3, la differenza si vede decisamente quella del Full HD. Facciamo una prova. Sono entrambi connessi via Wi-Fi, stanno caricando The Verge. Nexus 5 arriva prima e Nexus 4 arriva poco dopo. Andiamo a fare lo scroll, si vede come quello di Nexus 5 sia più fluido a parte la velocità con cui scrolla, no? Io cerco di dargli la stessa spinta, ma ovviamente non è facile. Doppio tap, anche qui Nexus 5 esita un po' meno. Ops, esita un po' meno. Difficile. Ok, avete visto anche come ci mette un pochino più a fare il render quando facciamo lo zoom out in Nexus 4, anche per fare il render del testo quando facciamo lo zoom in. Ok, quindi ci sono delle sostanziali differenze, però quello infatti serve a rispondere alla vostra domanda, no, non vale assolutamente la pena passare da un Nexus 4 a un Nexus 5, è veramente lo smartphone che non fa differenza. Ed è per questo, Google lo sa, ed è per questo che il Nexus 4 probabilmente non riceverà lo stesso launcher di Nexus 5, proprio perché le differenze sono così minime fra i due dispositivi che non varrebbe la pena assolutamente scegliere l'uno piuttosto di un altro. Ovviamente il prezzo molto aggressivo di Nexus 5 fa sì che trovare un Nexus 4 ad un prezzo la cui differenza di prezzo sia significativa, non ha molto, non, è difficile che riusciate a trovare un Nexus 4 ovviamente a 150 euro per dire, 200 già comunque può essere difficile, quindi siccome poi è uscito dal commercio il Nexus 4, non è più nei listini, ovviamente verrete indirizzati verso un Nexus 5. Se avete già un Nexus 4 non vale la pena, ve lo dico fin da subito. Galleria, andiamo a pescare un po' di immagini, vediamo se sono nello stesso ordine. I neri, come vedete, non c'è una grandissima differenza fra i due. In quanto alla luminosità, il Nexus 5 fa meglio. Per quanto riguarda i neri, c'è un leggero miglioramento, ma niente di che. L'ultima prova che voglio mostrarvi è quella dell'audio. Allora, come avete sentito, il volume del Nexus 4 è decisamente più alto e anche i suoni sono riprodotti meglio, sono più incisivi, sono più pieni rispetto al Nexus 5. La differenza è che questo Nexus 4 è la prima versione che uscì in commercio, quella senza i piedini gommati qua sotto, il che fa sì che quando viene poggiato su un piano il volume si attenui molto, arrivando a suonare a un volume più basso di quello di Nexus 5. Quindi il volume di Nexus 4 tecnicamente è più alto e anche più ricco di quello di Nexus 5. La differenza la fa la prima revisione o le revisioni successive di Nexus 4, che hanno meno i piedini che lo tengono sollevato, visto che qui lo speaker è sotto, è uno solo,
e qui lo speaker invece è qua dietro. Per questo confronto fra LG Nexus 5 e LG Nexus 4 è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.